Tutto pronto per l'ultima gara della 600 Open. Ci si gioca tantissimo tra Sansavini, Ferrari e Osler. Sarà una gara al fundicotone con il pole man Ivan Goi, secondo Giacomo Gioia, terzo Super Alessandro Pozzo, poi Ferrari, Sansavini, Galloni, Venezia, Santi, Osler. Sarà uno spettacolo in quel del Cremona Circuito al meglio dei 12 giri. L'Open 600 è pronta per l'ultimo ballo. Tutto pronto per l'inizio della competizione, sventola la bandiera verde alle spalle, si accendono i semafori e si spengono tra poco con il poleman Ivan Goi. Parte bene Giacomo Gioia, Goi secondo probabilmente, ma vediamo l'ingresso in curva con Goi che taglia tutti. Galloni dalla sesta si mette secondo, ma chiaramente qui la sfida è apertissima per la vittoria finale, sono tutti racchiusi in pochi punti. Michael Ferrari, Cesare Sansavini e Osler, che sono pronti a competere per la vittoria finale. Squalificato purtroppo Giacomo Caffagni, che non prende parte all'ultima gara e non ci sarà per potersi giocare la vittoria finale, lui che era favorito. Ma intanto super Ivan Goi parte, va davanti a tutti, li stacca già in maniera abbastanza discreta con alle spalle Daniele Galloni e Pozzo, Gioia, che iniziano a risalire la china. Ferrari in questo momento è davanti a Cesare Sansavini e per lui e per il team Bikers da Cordoli vorrebbe dire vittoria finale di competizione, una competizione che è stata davvero davvero esaltante, piena molte volte di wild card che arrivavano qui al Cremona Circuit per giocarsi la possibilità di vincere la competizione, ma soprattutto un po' come allenamento, come test per altre competizioni. In questo caso Ivan Goi sta già cercando di scappare, di salutare la compagnia cantante, andarsene via, ed effettivamente, evidentemente, ci sta già praticamente riuscendo, perché ha un ritmo incessante Ivan Goi e tra poco taglia il traguardo per quanto riguarda il primo giro con un distacco veramente veramente interessante e soddisfacente di almeno 2 secondi. Sto aspettando il monitor dei tempi ed è un ragguaglio abbastanza importante quello di Ivan Goi, con Galloni alle spalle che comunque mantiene la seconda posizione e Ferrari davanti a Sansavini. Questo è il primo exit poll di queste elezioni magnifiche e magniloquenti per quanto riguarda la vittoria finale. Ferrari addirittura si trova in terza posizione con Giacomo Gioia che rincula in quarta e che sta cercando in tutte le maniere di risalire. Sansavini in sesta. Sansavini in questo momento sta facendo un po' di difficoltà. È la difficoltà di Sansavini, è lo specchio della stagione, con un Sansavini che era partito fortissimo ma che non è riuscito mai a riprendere a pieno gli altri avversari. Pozzo risale, scavalca Gioia e adesso si trova in quarta posizione, si sta iniziando a dipanare, a delineare la situazione di classifica tra questi piloti, con una gara che si preannuncia lunga, lunghissima, ma soprattutto un Ferrari che a momenti dà una spallata a Galloni per prendersi la seconda posizione. Questo è un sorpasso pesante, questo è un sorpasso di forza. Bisogna vedere se mantiene la posizione, bisogna vedere se mantiene, se riesce a mantenere gli effetti sperati. Eccolo lì, Galloni già gli salta sopra, e allora attenzione perché anche Gioia gli salta sopra. Sta salendo giù, anzi era Pozzo con Gioia alle spalle, inquadrato Ferrari, tra poco comparirà probabilmente 3 su 12. Goi ha già salutato la compagnia cantante, stanno per ultimare il secondo giro, tra poco arriveranno alla chicane che mette al rettilineo finale. Eccolo qui, passano e la telecamera indugia su Ferrari che si trova in questa maniera in quarta posizione, con Pozzo che risale, con Gioia che risale e con davanti Daniele Galloni che è partito sesto. Il team atomico, Galloni ha avuto un grande exploit, Galloni ha fatto una grande stagione, non è riuscito ad arrivare, ad avvicinarsi tantissimo ai primi, ma potrebbe l'anno prossimo davvero dare tantissimo a questa competizione, una 600 Open che ha visto alternarsi molto spesso grandi campioni, grandi funamboli ed esteti della competizione, con Gioia che inizia a forzare, con Ferrari che non ci sta e prova a mettere il menino Pozzo, sta diventando Galloni, Pozzo, Ferrari, Gioia e sta risalendo tra poco anche probabilmente Osler. Stanno davvero facendo tutti quanti una gara al fundicotone, ci stanno provando in qualche maniera a rientrare in competizione. Lizza
non tanto per la vittoria finale, perché qua la vittoria finale sembra un miraggio, probabilmente sembra impossibile, perché è praticamente scomparso Ivan Goy, e tra poco lo vedete nel rettilineo, nel contro rettilineo, c'è quasi un momento in rettilineo di vantaggio, imbarazzante il divario tra Goy e gli altri, ma agli altri, questo vedo soprattutto a Giacomo Ferrari, interessa pochissimo di Ivan Goy, perché si sta andando a giocare la vittoria finale di competizione. Cesare Sansavini sta cercando di risalire la china. Ferrari sa che per vincere gli basta sinceramente stare davanti ai diretti contendenti. Inquadrato anche Matteo Osler, che sta cercando di risalire, e siamo tra poco, in realtà quando tagliano il quarto giro, leggete lap 5 su 12, ad un terzo di gara, una gara che si preannuncia lunga, e lo sappiamo, dove abbiamo parlato molto con i piloti, non dovrebbe esserci il classico crollo drastico delle gomme, ma possono giocarsela fino alla fine tutti quanti i piloti. Abbiamo visto, ho incontrato Michele Greci in precedenza, con Ferrari che nel gruppetto sta cercando di mantenersi in posizione nella famosa e fatiscente bolla. Questa è la realtà, questo vuole da se stesso. Super Michael Ferrari per restare in quella posizione, quella posizione che gli permetterebbe in maniera tranquilla, in maniera calma, in maniera pacata di trionfare. Sarebbe un trionfo importante, perché Ferrari ha avuto diversi e importanti colpi durante la stagione, ma chiaramente, inevitabilmente, ineludibilmente è stata una competizione ricca di colpi di scena, dove chi vince chiaramente lo fa perché ha fatto meno errori, o comunque perché è stato davanti in diverse gare di più rispetto ad altri, anche magari prendendosi la terza posizione, che poteva significare poco, ma che in realtà poteva significare tantissimo, come vedete a livello di punti. È la classifica più combattuta. Ferrari sta combattendo colpo su colpo con Gioia, con la risalita, con Pozzo sta facendo, sta scavando un solco. Intanto il sorpasso di Gioia, doppio sorpasso a Ferrari e Galloni, adesso sì che si sta iniziando a delineare, perché Pozzo guadagna praticamente 4 decimi a giro, perché Pozzo ha messo tra sé e il diretto contendente in questo momento Giacomo Gioia un secondo praticamente, ma Gioia li ha praticamente già staccati Galloni e Ferrari. Ferrari prova a mettersi davanti a Galloni, vediamo l'ingresso di curva, no, si accoda, si allinea. Sansavini sta cercando di salire in una situazione che per Sansavini è chiaramente complicatissima, mi verrebbe quasi da dire di vita o di morte, ma più che altro perché Sansavini deve, per forza di cose, se vuole ambire a vincere, arrivare davanti a Ferrari e sperare che qualcun altro lo scavalchi, dovrà esserci almeno probabilmente due posizioni di distacco tra i due, e chiaramente lì bisognerebbe andare a fare i conti, perché poi diventano importanti i punti e le posizioni. Osler sta cercando di risalire, Sansavini sta cercando anche lui di avvicinarsi a Ferrari. Ferrari che in questo momento è dietro a Gioia, Goy che ormai abbiamo salutato, sta facendo una bella gara e ci ha anche visti a noi dalla nostra cabina di commento, ci ha salutati. Goy, Pozzo, Gioia, Galloni, Ferrari in questo momento, con Sansavini che sta lottando, si sta divincolando per cercare di avvicinarsi a Michael Ferrari, ma in questo momento ancora è ancora lontano, e allora ce n'è da combattere, caro il mio Michael, devi provare a restare lì in quella posizione, la posizione che ti compete. Metà gara, 6 su 12 adesso, la situazione sta diventando poco più, poco meno che fittizia, sta diventando una situazione bellissima, perché le posizioni iniziano a delinearsi, perché mi sembra che Pozzo non voglia mollare la seconda, e perché mi sembra sinceramente che Gioia non voglia mollare la terza, e allora se quei due non mollano le posizioni, il quarto è Galloni, Ferrari sale e rimane in quinta, ma soprattutto Sansavini cerca di mettersi in sesta per avvicinarsi il più possibile a Ferrari, non c'è ancora riuscito. Altro giro, tra poco altra corsa, altro vincitore, perché tra poco compare 7 su 12, allora lì poi sì che siamo, eccolo, a poco più di metà gara, con Goy che sta facendo dei tempi super, ma l'avevamo già capito in qualifica, perché andava un secondo più veloce di Gioia, qui sta andando drasticamente più veloce del secondo rispetto a Gioia. Il punto è che Gioia e Pozzo anche qui stanno facendo gara a sé, gara a sé stante, visto in precedenza anche la sfida tra Cavallare e Solca, che partivano undicesimo e sedicesimo con un buono spunto da parte di Solca, che se la sta giocando pienamente a pieni titoli con Super Marco Solca, che sta cercando di salire anche lui la china in maniera abbastanza interessante. Intanto viene inquadrato un altro gruppo di piloti
tra cui Bozzoni in mezzo, tra Sola e Greci, che stanno contendendosi posizioni di metà classifica, che hanno loro perché 7 su 12, 3450 metri di percorrenza Cremona Circuit. Siamo all'ultimo episodio, l'ultimo giro per quanto riguarda questi ragazzi che se ne sono andati durante tutta la stagione. Tanto Cavallaro, abbiamo visto che al numero 54 scavalcare sul K è una sfida interessante, ma quello che più ci interessa è lì davanti, e il monitor dei tempi non inganna mai. Galloni, Ferrari, sono loro due in questo momento, su di loro abbiamo gli occhi puntati, con Goi, Pozzo e Gioia, e poi giusto appunto Ferrari, Galloni, Ferrari. Sansavini risale, ma veramente fa fatica e non riesce a guadagnare più tantissimi decimi, e questo può rappresentare un evidente, evidentissimo problema, perché tra un po', anzi adesso, siamo già entrati a due terzi di gara e adesso c'è davvero bisogno di un miracolo per Sansavini, che vede drasticamente diminuire l'impossibilità di raggiungere il diretto contendente, cioè Michael Ferrari. Ma lui non può fare altrimenti, ci deve provare, deve cercare di dare un perché, un senso a questa gara. La situazione è chiaramente in divenire, un work in progress, soprattutto per quanto riguarda Super Michael Ferrari, che mi sembra già anche dalle linee, dalla spaziatura, tutto sta iniziando a diminuire drasticamente, a non elevare, a tranquillizzare, a normalizzare la situazione, e ne ha evidentemente bisogno. 8 su 12, questo recita, questo dice il monitorino, e adesso la situazione è chiaramente incandescente, perché continuano a spingere i piloti, continuano, sto guardando Goi a una distanza abissale, sesquipedale dagli altri, ma Gioia, Pozzo soprattutto, se n'è andato. Gioia non lo vede più, meglio, sono nemmeno poi così lontani. Pozzo, Gioia, e si stanno divertendo Galloni, Ferrari. Ma poi la cosa che più interessa non è tanto quella, ma è dove sono Sansavini e Co. Sansavini sta combattendo in questo momento clamorosamente con Osler. Questo significa che Cesare Sansavini è in questo momento, in maniera complicata, in maniera molto difficile, staccato rispetto agli altri. Allora, situazione che sta crescendo, che sta, potrebbe culminare tra poco con qualcosa di bello, con qualcosa di importante per il team Bikers d'Accordoli, ma soprattutto per Michael Ferrari, che sta spingendo tantissimo, ma che non sta rischiando. Questa è la cosa più interessante e più importante, perché purtroppo deve fare una gara nella gara, deve gareggiare con Galloni per mantenersi performante, per mantenersi lì vicino, ma soprattutto, e poi questa è detta cosa importante, deve vedere il distacco da Sansavini e non deve cercare di sbagliare, anche perché iniziano a mancare pochi, pochi giri. Situazione difficile, situazione bella, situazione morbida per qualcuno. Goi, ad esempio, Pozzo, Gioia, secondi, terzi, e tra poco compare il 10 su 12. E quando compare il 10 su 12 vuol dire, eccolo lì, vuol dire che ti stai avvicinando alla fine. Ma siamo sicuri che qualcuno di loro voglia la fine? Non è pure estetica e filosofia, ma è soltanto il commento di una gara che sta vedendo Osler scavalcare Sansavini. In questo momento sembra che possa esserci un drastico crollo per quanto riguarda Super Cesare Sansavini, che non riesce a tenere, non riesce a bloccare, non ha il colpo in questo momento nella faretra per provare a restare davanti ad Osler, per provare ad avvicinarsi a Michael Ferrari. E allora può davvero rappresentare, evidenziarsi un problema che potrebbe significare, che potrebbe voler dire per una persona in particolar modo, per Michael Ferrari, potrebbe voler dire vittoria finale di competizione. Ma ci riserviamo il dubbio di aspettare, ci riserviamo la volontà di provare a capire quello che può succedere, e ci riserviamo soprattutto anche perché poi ti dicono che porti sfortuna, allora io non vorrei che nessuno mi dicesse Gianluca porti sfortuna. Allora vanno avanti, spingono, vado a vedere il monitor dei tempi, Goi vola, letteralmente sta facendo, e c'è una distanza davvero troppo troppo importante tra Ivan Goi e tutti gli altri in questo momento. Pozzo su Gioia, bella seconda terza posizione, continuano a contendersela, non si sono mai così avvicinati per adesso, lo sta seguendo a vista. Eccola qui, 11 su 12,
Sansavini in piena bagarre con Osler, ma la cosa più importante è il distacco da Ferrari. In questo momento è elargito. Michael Ferrari potrebbe anche pensare di far andare un po' di più galloni, perché iniziano a mancare un giro e mezzo. Praticamente tra poco sono 5.000 i metri che separano Michael Ferrari dalla vittoria di competizione. Da quello che vorrebbe dire essere campioni della 600 Open, sarebbe un traguardo tanto importante quanto ambito, quanto in questo momento sicuramente meritato, perché è questo quello che dicono i numeri, e i numeri non possono sbagliare mai, i numeri non mentono mai. Ma forse ancora presto, forse ancora presto. Pozzo secondo, Gioia terzo, qui intanto qualche doppiaggio che si sta, che viene ultimato e completato, ma che non aiuta evidentemente Sansavini, che è totalmente in piena bagarre, impelagato, impegolato in questo tentativo di rimonta, che non sta riuscendo in questa maniera evidentemente, e anzi Matteo Osler sta salutando la compagnia e se ne sta andando, e questo vuol dire ulteriore tranquillità per Michael Ferrari, che probabilmente, sapendo, e tra un po' i rilevamenti, ecco la slap da parte del box, gli possono anche dire: vai tranquillo, fai in modo di creare un distacco anche da Galloni, perché tanto Galloni non può più andare a prendere nessuno, e perché tanto tu sei bello tranquillo nella tua posizione. Ultimo giro, ultimi 3450 metri di percorrenza per la 600 Open, con un guai che non abbiamo praticamente quasi mai inquadrato, ma che ha fatto un distacco, un abisso si è creato, si è inabissato, si è inerpicato per la vittoria. Ma questa è la sua, ed è il suo circuito. Davanti continuano in maniera davvero davvero incombente ed incessante i tentativi di Gioia di avvicinarsi a Pozzo senza riuscirci, probabilmente si dovranno anche accontentare. Oh, to chi si rivede, te chi di là? No, minimamente una parvenza di Lombardo, però c'è Ivan Goi ed è sul controrettilineo. Essere sul controrettilineo significa aver praticamente in tasca la vittoria. Lui wild card, lui straordinario, strabordante, debordante in questa vittoria, con alle spalle Pozzo e Gioia, e li stiamo aspettando, perché tra un po' super Ivan Goi, taglia il traguardo, la linea, e arriva Ivan Goi, vince la 600 Open da wild card, in penna sicuramente, no nemmeno, sì, in penatina. E allora alle spalle tra un po' compaiono Pozzo e Gioia, che si prendono la seconda e la terza, ma quello che è più importante in questo momento è andare a decretare e sancire chi vincerà la classe 600 Open, e lo farà Michael Ferrari con una gara importante, con una gara imponente. E allora sì, guardatelo lì come impenna, quello è Michael Ferrari impenna, perché vince la 600 Open in generale, vince la gara. Ivan Goi al primo posto, Pozzo e Gioia, Michael Ferrari quinto alle spalle di Galloni, vince la competizione. Grazie a tutti.